In ordine ai fatti successi ieri sul lungomare di Salerno, intorno alle ore 19, va detto in via preliminare che va apprezzata la grande professionalità dei vigili urbani, della Polizia Municipale, che ha condotto un'azione evitando che l'episodio degenerasse. I fatti sono noti, due signore non salernitane, avvicinate da due donne della Polizia Municipale, sono state invitate ad indossare la mascherina. Le stesse si sono rifiutate, a questo punto sono stati richiesti loro i documenti e le signore si sono rifiutate di mostrarli, avendo un atteggiamento stizzoso e teatrale. Si è creato un trambusto locale, non entro nel merito degli aspetti successivi, ma diciamo la condotta della Polizia Municipale è stata tale da evitare problemi ulteriori ed aggiuntivi. A questo punto io faccio una considerazione. La fase 2 del coronavirus non è una fase che mette in libertà tutti in un modo indiscriminato, anzi è una fase sperimentale per fare in modo che lentamente si possa tornare ad una normalità possibile. Sbagliare in questa fase significa compromettere tutto il lavoro fatto fino ad ora e riaccendere potenziali focolai che sarebbero devastanti. L'azione del Presidente De Luca in Regione Campania ha preservato i territori da momenti che potevano essere devastanti. I miei concittadini hanno rispettato pedissequamente con rigore le prescrizioni che venivano loro impartite, al punto che a Salerno siamo a zero contagi e in una situazione di relativa tranquillità. Mettere in discussione tutto questo è sbagliato. Io mi auguro che intorno a questi comportamenti sbagliati da parte di alcuni cittadini si percepisca la riprovazione sociale. I concittadini devono far sentire la loro riprovazione a chi ha comportamenti di questo tenore.